Adesso arriviamo di fuori, c'è Danny a fare Danny con la pistola. Basta, non riuscirete a fuggire di qui. Siamo di fuori. Che posto desolato. Portale di fuori e sopravvivrà. Cosa intendeva? Non lo so. Cosa vogliamo chiamare? Un taxi? Svegliati, non morire adesso. No, no, vai tranquillo. Oh, arriva qualcuno. Non capisco se sta arrivando. Tipo la polizia e credo i vigili del fuoco. Sta andando in fiamme tutto, quindi così. Oh no, è la polizia! Perché hanno chiamato la polizia? Chiami i vigili del fuoco! Sta andando in fiamme in un coso! Ray, non dimenticarti che ti ho promesso. Ho fatto una promessa e che ti ucciderò. E mi abbandonali così! Cosa vuol dire? No! No, non finisce così! Non finisce così! No, ragazzi, non vi permettete? Non vi permettete di farlo finire così, eh? Ci stanno facendo vedere qualcos'altro. È un trailer. C'è la parte 2, ragazzi. C'è la parte 2, per forza. Non finisce così. Non ci crederò mai. Non vi azzardate a farlo finire così, eh? Cosa vuol dire? Cosa mi sa significare? La struttura è in fiamme. Ok. Allora, la struttura e tutto non c'è più. Rachel è stata abbandonata lì. Zack è stato arrestato, credo. Anche perché comunque lui era un pluriomicida e tutto. Va bene, Rachel Gardner è una ragazza che stava venendo interrogata riguardo alla famiglia di Gardner che è stata uccisa. È stata trovata vicino a un edificio in fiamme e portata in custodia. Trovata accompagnata da Isaac Foster, sospettato per, vabbè, pluriomicidi e robe così. Foster è stato arrestato per rapimento, che era l'unica cosa che probabilmente non ha fatto. Ok, cioè l'esplosione ha fatto in modo che si cancellassero tutte le prove. La figlia dei Gardner Rachel è stata trasferita in rehab facility. Forse tipo quelle robe per riprendere conoscenza. Ah, qua praticamente sì, tipo sta luna che si muove così è per far vedere che stanno trascorrendo i giorni. E Isaac Forster è stato sentenced, cioè tipo è stato condannato a morte, giustamente per pluriomicidi e tutto. Ok, ma c'è un problema. Se Isaac Foster è stato condannato, non riesce a ucciderci. Quindi è un bugiardo. Ah, noi siamo ancora vivi. Hai dormito bene? Sì. Stiamo ancora venendo interrogati. Adesso, questa è come la prima volta quando abbiamo incontrato Danny. Stai a vedere che riparte tutto il gioco. In sostanza, comunque, non siamo stati condannati noi. Forse perché o siamo minorenni e quindi non ci possono, cioè, nel senso, fare niente, per modo di dire, o comunque ci hanno trovato dei difetti. Siamo psicopatici, quindi anche se abbiamo ucciso. Il problema di ste robe è quello, che se tipo ti trovano che sei un po' malato e robe così, non sanno come comportarsi, come dire, ok, l'ha fatto intenzionalmente, non l'ha fatto intenzionalmente, perché è pazzo. Oppure non hanno capito effettivamente che l'abbiamo ucciso noi il padre, che il padre ha ucciso la madre, che al mercato mio nonno comprò. Non capisco chi è questa ragazza, cioè credo che sia una dell'edificio. Quel killer, vai tranquilla perché non ci sarà più, ok, bla bla bla, sì, perché è stato appunto condannato. Ok, ma lei si ricorda ancora allora di Zack? Capisco. Cioè, si ricorda bene, ah, è così. Si sono spenti gli occhi. Perché giustamente allora lei, la dottoressa pensava che Rachel fosse tormentata dal pensiero di questo killer di Zack e tutto, ma in realtà gliene fregava poco, anzi. Lei, dato che vuole morire, vuole che si uccida. Oddio. Sta facendo vedere tutta la scena di lei che va a letto. Va bene, ok, gioco. Grazie mille per questo. Come se potessi chiudere gli occhi. Ah, ha chiuso gli occhi comunque. Va bene. Questa mi sembra quella scena lì. Come se potessi addormentare. Quel suono sta venendo dalla finestra. Cosa sta succedendo? Adesso arriva Danny dalla finestra. Cos'è quel rumore, Rachel? It's not someone who works here. Quindi non è qualcuno che lavora qua. Rachel, apri. Cosa fa? Le ha messo davanti il robo. Perché? C'è qualcuno che ti sta entrando dalla finestra. Dai, chiudi la porta. State a vedere che è coso. È Zack. A caso. Tada. No, Zack, non va bene sta roba però. Non è possibile. Ma ti hanno condannato a morte. Vabbè. Oh, man. Eccoti ancora a fare quella faccia boring. Quella faccia noiosa. Come hai fatto, Zack? Come ho fatto a far cosa? Ma non lo so, sai come devi essere in prigione? La prigione sono fatte per essere evase, giusto? No. Quindi ancora tu vuoi uccidermi? Ho fatto una promessa e ti ho detto che odio chi mente. Sì, ok. Non c'è più tempo. O l'hai dimenticato? Cosa? No, Zack. Non l'ho mai dimenticato. Attenzione, attenzione, stanno arrivando. Adesso. Everyone just push together. Tutti quanti pushate. Pushalo, checco! Stanno cercando di entrare dalla porta gli altri.
E noi usciamo dalla finestra. Per favore, uccidimi. No, no, aspetta, cosa sta succedendo? Siamo evasi dal robo di riabilitazione. E Zack è evaso dalla prigione. Cioè, nel senso che quindi siamo scappati. Mo' inizia un altro gioco. Io l'ho detto, sta a vedere che è un incipit per un altro gioco. No, non è finito così. È finito così? È finito così. Cioè, in sostanza sì. Zack è fuggito dalla prigione che doveva essere condannato a morte e tutto. Va a trovare Rachel, gli sfonda la finestra, la porta via e gli dice: sì, non mi sono mai dimenticato che dovevo uccidere te, te l'avevo detto. Allora, o sono morti, che tipo si sono lanciati giù di sotto, non lo so che cacchio hanno fatto. Oppure c'è un altro gioco. Un altro gioco in cui appunto loro fanno sta roba. Ma che cacchio ne so? Oppure non è morto nessuno e sono triste perché è finito come non volevo. Che loro due adesso vivranno felici e contenti per sempre, che non ha senso. Non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente da poter fare è finire di guardare l'anime. Mi mancano gli ultimi episodi. Magari mi ci metto dietro e li finisco prima che esca questo video, in modo che riesco a darvi anche un... Perché mi avete anche detto, guarda il finale, controllalo bene perché non si capisce, succede quello o quell'altro. Voglio vederlo bene. Quindi ci vediamo tra un po'. Eccoci qua. Allora, ho finito di vedere Angel of Death. In realtà mi mancavano giusto gli ultimi episodi, ma me li sono visti abbastanza velocemente. Molto carino come anime, quindi in caso ve lo consiglio. Finisce in modo particolare, nel senso che l'anime è identico, o almeno al 95% è identico al gioco. L'unica cosa che cambia sono giusto due o tre discorsi e qualche scenetta. Comunque io preferisco, ho preferito l'anime perché è fatto meglio. Sia per quanto riguarda la storia, sia per quanto riguarda la grafica, perché comunque ti fa capire meglio certe cose. Sia i toni di voce dei personaggi, sia le situazioni e tutto, ti fanno capire meglio i personaggi. Come finisce l'anime? Nello stesso modo in cui finisce il gioco. Infatti, io mi ricordo che voi mi avete detto: guarda, l'anime finisce in un modo, il gioco finisce in un altro. Fatti il gioco, poi guardati l'anime e vedi, e poi ci dici. Non è cambiato un cacchio. L'unica cosa è che appunto nell'anime fanno vedere diverse cose. Innanzitutto sono andato a controllare anche su internet perché ci sono tre teorie di vari possibili finali. Perché praticamente è un finale aperto. Come avete visto, non ci ho capito un cacchio. Ho visto l'anime e non ci ho capito un cacchio. Perché sono finali particolari. C'è il finale in cui Rachel si ammazza da sola e tutto quello che ha visto era un'immaginazione. Perché Zack è morto. E come ha fatto a arrivare lì se lui era morto. Però c'è anche il finale in cui Zack è vivo. Perché comunque Zack è un mostro. Abbiamo già visto che la sedia elettrica non gli fa niente. Quindi riesce a sopravvivere alla sedia elettrica. Va da lei, la prende e l'ammazza, cioè nel senso l'ammazza, si ammazzano a vicenda, perché come abbiamo visto lui arriva sulla finestra, sfonda la finestra, infatti ci sono dei vetri per terra, sfonda la finestra, prende Rachel e poi vabbè nell'anime fanno vedere appunto, gli dice sorridi perché per far capire che comunque si stanno per uccidere e praticamente la trascina fuori dalla finestra. In pratica alcuni dicono che sono scappati insieme, però secondo me sono morti. Si sono suicidati. Zack si è preso Rachel e si sono buttati praticamente dalla finestra e sono morti lì. Questo almeno è quello che voglio pensare. O comunque voglio pensare che Zack era veramente lì. Non so come abbia fatto a uscire in casa dalla prigione dopo la sedia elettrica. Non so come ha fatto a recuperare un'altra falce, perché c'aveva un'altra falce in mano. Per questo è un finale. Ma tutte quante le teorie hanno delle falle. In sostanza, puoi credere alla teoria che preferisci. E niente, per me è andata così. Quindi Zack era lì, ha preso Rachel e si sono ammazzati. Perché comunque magari Zack era mezzo morto anche lui. Rachel era impazzita completamente. Si prende Rachel e si ammazzano. Punto. A sto punto, ragazzi, fatemi sapere voi se avete visto l'anime, se avete giocato il gioco. Fatemi sapere qual è la vostra teoria, perché per voi com'è andata a finire? Non lo so. Ho visto che alcuni si chiedevano anche una seconda stagione, ma se non sono sopravvissuti, non credo. Se sono sopravvissuti, è già più possibile. Però a quel punto tutte le altre teorie andrebbero a scartarsi. Quindi la vedo un po' improbabile una seconda stagione, per me è finito così. In ogni caso molto bello, io ragazzi non posso far altro per oggi che terminare qua. Questo era l'ultimo episodio di Angel of Death. Noi ci rivediamo ad una prossima serie, qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti.